secondo atto della giornata dedicata alle quote rosa, la categoria delle donne juniores. Lo ricordiamo soprattutto a beneficio di chi è un pochino meno avvezzo al mondo del ciclismo femminile. Questa è la categoria direttamente precedente a quella delle professioniste, perché per queste ragazze non esiste la categoria under 23 dei dilettanti. Esistono 3 anni da juniores e poi si passa direttamente tra le elite. Quindi è un po' una categoria di passaggio, ma decisamente importante per il movimento femminile, che ha quindi un rilievo del tutto particolare. Anche in occasione della gara riservata alle donne e juniores faremo vedere una selezione di coloro che hanno preso il via, cominciando proprio da un'atleta toscana, da Giorgia Catarsi, che l'abbiamo vista primeggiare spesso e volentieri con la maglia anche dell'Aquila sulle nostre strade, una delle atlete che sicuramente ha primeggiato fin dalle categorie giovanili, sta dimostrando che con la sua passione può arrivare davvero lontano. Conclude la sua prova con il tempo di 31,04. È raddoppiata la distanza per quanto riguarda le donne juniores rispetto alle allieve, 20 km la distanza da percorrere. Giulia ha faticato adesso sulla piattaforma di partenza, anche per questa gara come per tutte le altre, la gestione con una suddivisione in più gruppi per le varie atlete e in più blocchi, in modo tale da permettere anche il deflusso del traffico. E anche per noi non cambia la possibilità di vedere le atlete, le vedremo sia alla partenza che all'arrivo. Giornata torrida, che essendo nel pomeriggio è anche decisamente peggiorata la situazione, e quindi un complimento, un brava va sicuramente a tutte le atlete che hanno preso il via. Alla fine erano 28 in totale coloro che hanno preso il via, e quindi sicuramente un bel successo. Grande impegno da parte della direzione gara, anche in questo caso un trittico di direttori di gara che hanno unito i propri intenti per appunto far sì che questa questa manifestazione si potesse svolgere nel miglior modo possibile, anche perché comunque è una settimana che è stata sicuramente impegnativa, che poi comunque ha riscontrato i favori da parte anche della federazione ciclistica, da parte dei vertici nazionali. Lo stesso Renato Di Rocco, il presidente, era presente proprio nell'ultima giornata, quella che si è conclusa, come abbiamo già ricordato, con la prova in linea per gli under 23, che è stata considerata un po' la prova regina della competizione. Si susseguono le partenze e gli arrivi delle varie atlete che dovranno compiere appunto questo percorso di 20 km, e adesso è il momento di un'altra atleta sulla piattaforma di partenza. Eccola qua che la vediamo, Angela Oro del team Lady Giuliani, che appunto ha preso il via proprio in questo istante. Termina la sua prova con il tempo di 30,32, un tempo un pochino alto rispetto a quelle che sono un po' le previsioni di coloro che poi potrebbero primeggiare nella categoria. Dovrebbe essere inferiore ai 30 minuti il tempo per coloro che vogliono provare almeno a salire sul podio, e se, che perché no, anche a guadagnarsi una maglia di campionessa nazionale. Anche per quanto riguarda le ragazze della categoria juniores, anche per loro prima di schierarsi sul blocco di partenza, la misurazione e il peso della bicicletta, abbiamo visto proprio nelle immagini soprattutto di questa mattina che c'è questa specie di gazebo che ha una sorta di braccio, una sorta di bilancia che fa sì che si possano pesare le biciclette, perché devono avere determinate caratteristiche sia a livello di rapporti, e quello siamo abituati a vederlo praticamente in ogni competizione alle quali siamo presenti, ma per quanto riguarda anche le crono,
deve essere rispettato anche un certo peso, non si può scendere sotto un certo peso, perché altrimenti, avendo una bici più leggera, ovviamente sono favorite, noi non lo saremo comunque nella condotta della gara. E qui vedete una delle scene un pochino più classiche, tre atlete addirittura nella nostra inquadratura che alla fine si sono un po' raggruppate, sono riprese, e importantissimo in questo caso è non prendere la scia dell'atleta che precede. L'atleta del team Gauss adesso al via, Veronica Zaninelli che ha preso il via, l'atleta che abbiamo appena vista inquadrata del team Gauss, che adesso scortata dalla propria ammiraglia adesso prenderà anche la deviazione, eccola qua, taglia il traguardo. È la volta adesso di Matilde Vitillo della Racconigi Cycling Team, formazioni queste che è un pochino più avvezzo al ciclismo femminile, sono piuttosto altisonanti, nel senso sono quelle che in genere raccolgono più successi nella categoria. Adesso aspettiamo l'arrivo appunto di Matilde Vitillo, che è la prima atleta a scendere sotto il muro dei 30 minuti, 29 e 53 il suo tempo finale, che quindi per il momento la fanno essere la leader della classifica provvisoria per quanto riguarda questo campionato italiano a livello a livello donne juniores. Abbiamo visto inquadrato anche uno dei motociclisti della scorta pistoiese che portava con sé uno dei giudici di gara. La competizione ha un collegio di giuria predisposto normalmente, composto da canonici 4-5 componenti, che può prevedere una gara di questa caratura. Però per quanto riguarda le gare a cronometro c'è un surplus di giudici impiegati che si cercano nelle vicinanze, senza andare troppo lontano, quindi un grande impegno anche per il collegio della giuria toscana, e quindi appunto dicevamo un surplus di lavoro anche per loro, perché anche loro devono seguire alcuni atleti o comunque fermarsi in un certo punto di percorso e seguirne altri per garantire il corretto svolgimento della competizione. È la volta adesso di Sofia Collinelli della V2 Team Pink, cognome che i più si ricorderanno. Il papà di Sofia è stato anche campione olimpico su pista, e Sofia sta seguendo degnamente, forse anche qualcosa in più, le orme del papà. 28 e 42 il suo tempo finale, e dobbiamo dire per onore di cronaca che questo tempo è stato a lungo il tempo da battere, fino a che non è arrivata Eleonora Gasparrini, eccola qua, compagna di squadra appunto di Sofia Collinelli, che quindi ha permesso alla formazione della V2 Team Pink di fare una bellissima doppietta, perché sarà lei l'atleta che andrà a primeggiare nei confronti della propria compagna di casacca, andrà a migliorare il tempo di più di 10 secondi, 12 secondi per la precisione, con la qua che va a concludere in 28 e 30, quindi sicuramente successo per questa formazione, che fa un bel 1-2 e poi con i primi due gradini del podio. Noi abbiamo concluso anche questo resoconto, vi lasciamo anche a queste interviste realizzate per noi sempre da Giuseppe Tomei, con le immagini del podio della categoria donne juniores. Eleonora Camilla Gasparrini al primo anno in categoria e subito è centrato il successo nel campionato italiano a cronometro. Sì, sinceramente non pensavo di riuscire a far così bene, quindi sono contentissima, poi appunto essendo al primo anno una soddisfazione ancora più grande. È un periodo comunque che si è cresciuta notevolmente a livello di risultati e di rendimento, lo avevamo visto rispetto all'inizio di stagione. Sì, sicuramente passando di categoria la prima parte di stagione è stata diciamo un po' in più impegnativa, dovevo prendere un po' il passo, una volta preso infatti sto iniziando un po' a ingranare adesso e i risultati si vedono, quindi sono contenta. È doveroso per tutti gli atleti che vincono una maglia tricolore chiedergli a chi dedichi questo successo.
Beva i miei allenatori che mi hanno preparata al meglio per questo appuntamento, in generale mi stanno preparando al meglio per tutte le gare, e poi alla mia famiglia, ai miei genitori in particolare, che ogni fine settimana comunque mi seguono, anche se siamo in giro per l'Italia, e sono sempre dietro di me, quindi manca a loro. Secondo posto per Sofia Collinelli, un po' di amarezza per non aver tenuto successo. Sono partita alle 9:30, sono stata tutta la mattinata col primo tempo e poi sapevo che la mia compagna poteva far molto bene, era partita per penultima e alla fine ha vinto lei, sono contenta per lei. Forse se tu avessi avuto la possibilità di partire dopo, pensi che sarebbe cambiato qualcosa? Secondo me si dovrebbe fare tutte le più forti in base alle classifiche di tutte queste cronometri e partirle tutte insieme, sicuramente, come avevano detto che facevano, invece poi hanno estratto, hanno fatto una cosa un po' così, è andata. Ancora un piazzamento per Alessio Camilla, manca qualcosina sempre per la vittoria. Sì, diciamo che ho avuto un inizio di stagione molto difficile e adesso sono riuscita a riprendermi e comunque sono contenta per il mio terzo posto, so di aver sbagliato tanto in questa crono e ci sono molte cose che posso sistemare e comunque sono tranquilla e contenta, insomma. Ricordo l'anno scorso vice campionessa del mondo, quest'anno la maglia iridata è un obiettivo possibile. Sì, ora si vedrà, sono in crescita, ho iniziato a allenarmi bene un mese fa per qualche problema che ho avuto quest'inverno e si spera, se no ci sono moltissimi altri anni per poter correre in bici e Junior è solo una tappa di un lungo percorso.